Ciao, primo video sulla Mandi Table. Vi faccio vedere come l'ho sistemata. Qui su è il tuo telefono, qua c'è il mio specchio, qui c'è i miei pennelli e in questa cassettiera abbiamo tutto il corrente per truccarci. La seta stiro è sempre lì, ma poco ci importa. Metto qui. E quindi primo video trucco. Vediamo come si vede la situazione. Intanto io ho messo lo specchietto qua. Mi manca, devo mettere qualcosa per le veline. Allora, andiamo di correttore. Mi sta piacendo tanto questo camouflage di Essence. Il colore è azzeccatissimo per il periodo. Devo risistemare tutti i cassetti perché nel trasporto ci sono, come si dice, dalle mie parti accappottati tutti. Allora, vedremo poi come si vedono i colori. Non ho luce accesa, non ho ring light. Dovrei capire dove poterla mettere. Così penso che non possa andare bene, dico. Dobbiamo capire la luce. Vado con le dita. Se non mi sporco le dita. Aspetto il pacco di Revolution perché ho ordinato anche un blush più scuro per l'abbronzatura. Sono contentissima. Vediamo qui se non devo mettere qualcosa per non far sporcare. Dobbiamo vedere un po' di situazioni. Numero 6 di Kiko. Alle colori vedo che si vedono molto più naturali. Poi vediamo con la luce anche. C'ho la luce anche un po' di fuori. Se guardo dritto naturalmente perché c'è lo specchio. Mamma, che giornata. Ho messo un vestitino rosa perché ho un vestitino rosa, metto rosa, prendo la mia solita Essence The Rose Addiction. Naturalmente facciamo un contornino, un po' d'ombra. A volte la faccio prima, a volte la faccio dopo, non spesso la faccio prima. No, spesso la faccio dopo, volevo dire. Al limite quello che posso fare è mettere la piccola ring light sul telefono, se per caso i colori non sono brillanti, non si vedono. Sto morendo di caldo. Ho dovuto chiudere. Perché altrimenti sentivate tutti i rumori. Con le dita vado a prendere il rosa. Ho messo questo. Col pennello sporco e scuro prendo
leggermente questo, ma proprio per fare la fine dell'occhio, un po' scurire l'occhio. Ok, sì, naturalmente abbiamo la luce di fuori che mi fa un po' di contrasto qui, molto bello. Ok. Solita essence long lasting, black forever, non gira più. Finita. Allora, vogliamo ciclare. L'hai riposata perché è finita? No, ma la posso sparare per un altro paio di volte. Prendo questa che mi va bene lo stesso, che è la hot chocolate. Ma c'era un'altra, che era questa, sì, la Lucky Led. Colore grigio scurissimo. Cioè, lo immaginavo che stava per finire. L'ho usata quasi tutti i giorni. Ora faccio finire tutte le altre matite nere e poi la ricompriamo. Fu così che domani sono andata di corsa all'UBS. Ok, questo è un bel colore. Kiko Luxurious Lashes Maxi Volume, scovolino grande. Hanno cambiato il pack. Sì, devo mettere qualcosina qui perché cade tutto l'ombretto e non voglio rovinare la vanity subito subito. La postazione è perfetta. Comunque. Alle mie spalle vedete anche un mobile con tutti i profumi che qualche volta vi farò vedere. Rigorosamente tutte imitazioni. Ci ho avuto nella mia vita profumi originali, quasi tutti. Poi mi sono convertita. Quelli che somigliano e sono quasi identici. Cioè, sono identici. Garantisco che gli Yodema sono anche persistenti come quelli originali. Va bene. Forse devo alzare un po' questo specchio, devo metterlo con qualcosa di più alto. Un po' di blushino rosa, mi si è rotto il pennello del blush rosa, ma io continuo a usare il pennellino, che è sempre dell'Essence, il numero 30. Però è chiaro, quindi diciamo che vado
togliere un po' di abbronzatura. Niente illuminante perché voglio così, voglio un più opaco. Che già c'ho un po' di glitter qua dell'ombretto. Più la tendenza però a guardare lo specchio grande. Ok. Un po' di lucido rosa. L'Extreme Shine Extra Volume dell'Essence. Questo è il numero 104. Fatto. Un po' con le sopracciglia. Sempre Essence, il numero 2. Una leggera pettina, tanto c'ho ancora sotto il colore. Questa è stata una genialata di tingerle, farle diventare un po' più scurette. Ok. Va bene. No, ho il vizio di fare. Lo faccio sempre. Ok, oggi i capelli legati con la codina, questo resta così. Spero si veda bene. Ciao, alla prossima!